In prima linea, nell'ambito dell'emergenza pandemica, insieme con i medici ci sono gli infermieri, tutti gli operatori sanitari e i farmacisti che si uniscono al coro di mettiamo la mascherina, ribadendo l'importanza del rispetto delle regole per prevenire il contagio. Mettiamo sempre la mascherina, proteggiamoci l'un l'altro. Soprattutto noi operatori sanitari che lavoriamo in ospedale, ma anche tutte le persone che frequentano i luoghi pubblici. La salute prima di tutto, usa la mascherina. Indossa anche tu la mascherina, ti proteggi e mi proteggi. Utilizzare la mascherina ti salva la vita. Indossa la mascherina. Occorre un comportamento responsabile e collettivo. Indossiamo la mascherina in modo corretto. La vita è un dono prezioso. Indossa la mascherina. Fate come me, indossiamo sempre la mascherina. Indossa la mascherina non soltanto per tutelare te stesso, ma anche per chi ti sta intorno. Grande segno di amore verso se stessi e di rispetto verso gli altri è l'utilizzo della mascherina. Un sorriso può dirti tante cose, migliorare la giornata ed emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo per dirti ti voglio bene. Lavorando in farmacia purtroppo dobbiamo constatare che ancora troppe persone non indossano la mascherina. Indossiamo la mascherina, per favore. È un gesto semplice ma che può salvare tante vite. Si può sorridere con gli occhi e non solo con la bocca. Indossiamo la mascherina e proteggiamoci tutti. Per te, per rispetto degli altri, per non vanificare tutti i sacrifici fatti durante il lockdown, fai come me. Indossa correttamente la mascherina. Per cercare di tornare presto alla normalità, indossiamo sempre correttamente la mascherina. L'emergenza Covid non è finita, usiamo sempre la mascherina in modo corretto, coprendo naso e bocca. Il sorriso che oggi nascondiamo servirà per tornare prima alla normalità. Anche l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Messina aderisce alla campagna di sensibilizzazione per il rispetto delle norme anti-Covid promossa dalla Gazzetta del Sud. Ricordiamoci che indossare la mascherina è un segno di rispetto nei confronti di tutti. La ricerca fa ogni giorno importanti passi avanti in merito alle cure e al vaccino per il nuovo coronavirus. Nella fase di convivenza col virus, però, dobbiamo fare tutti la nostra parte per mantenere la situazione sotto controllo. Le regole non hanno senso se tutti consideriamo noi stessi l'eccezione. Mettiamo la mascherina, garantiamo a tutti la libertà più importante, la libertà di salute.